Io prima di venire qua mi sono controllato le fotografie del mio album di matrimonio. Sono andato a guardare le fotografie di mia madre e di mio padre, le quali, a differenza delle mie, che erano esattamente 80, erano appena 12. Oggi invece Emanuele ci fa entrare in una risorsa quasi infinita. Prendetevi la fotografia e guardatela con attenzione. Alle pareti Emanuele non ha espresso soltanto l'evento, ma ha incontrato l'evento e quindi ha cercato di decifrare il tempo con l'unico strumento che aveva in mano, che era quello del suo linguaggio fotografico. Però mi dice anche Emanuele, guardate che quel sogno è fatto di un'eleganza che è impegno, è lavoro. Quel passo di danza è impegno, è lavoro. Quindi guardate queste fotografie come un tempo che cresce. E quando finirà questa storia? Quando finisce il tempo? Ecco, nell'immagine di Emanuele il tempo non finisce.